Una volta una mia amica mi invitò a un pigiama party. Avrò avuto 13, forse 14 anni, andavo ancora alle medie. Con noi c'erano altre due ragazzine della nostra classe e la serata andò più o meno nel modo consueto. Non so chi di noi tirò fuori l'argomento dei fantasmi, ma ricordo molto bene che fui io a proporre di organizzare una seduta spiritica. Non credevo a quelle cose, volevo solo cogliere l'occasione per spaventarle un po', dato che erano tutte e tre piuttosto impressionabili. Insomma, dopo un po' di esitazioni si convinsero. Così presi un foglio e scrissi le lettere, mentre l'altra mia amica andava a prendere qualche candela. Dopo un attimo l'atmosfera soffusa che avevamo creato era così impressionante che anch'io mi sentivo in soggezione, ma non volevo mostrarmi codarda e farmi spaventare dalla mia stessa proposta. Toccammo tutte la moneta e io, con voce più stentorea e seria possibile, chiesi: «Spirito, sei qui?» Avevo in mente di attendere qualche minuto prima di cercare di muovere la moneta, ma l'oggetto si spostò sotto le nostre dita. Nello stupore più puro, guardammo impotenti la moneta andare sul sì. Avevo la bocca secca quando chiesi: «Come ti chiami?» E un attimo dopo la moneta compitò Azazel. Lanciai uno sguardo alle mie tre amiche e compresi dai loro visi che erano atterrite quanto me. Spaventata, sempre più convinta che in qualche modo avessimo davvero contattato una qualche entità, chiesi ad Azazel, chiunque egli fosse, di andarsene. La moneta scivolò sul foglio e andò a coprire la parola «No». Ci scambiammo occhiate cariche di angoscia. Una delle mie amiche piangeva e supplicava che la smettessimo. «Ora smettiamo!» disse a voce alta, invasa dalla paura. «Che tu lo voglia o no, smettiamo!» La moneta si mosse con scatti rapidi, nei quali avvertì rabbia. La frase che compitò mi fece gelare il sangue e fece scoppiare in lacrime anche un'altra ragazza. «Nella notte verrò e vi morderò!» Era troppo. Afferrai il foglio e lo strappai con foga, il cuore che mi batteva forte. Mentre la mia amica cercava di calmare le altre due ragazzine quasi isteriche, io andai a gettare i resti del foglio e la moneta nel gabinetto. Stranamente, quella notte non faticai a prendere sonno, malgrado l'ansia che mi tormentava. Non ebbi problemi quella notte. Fu il mattino a essere terribile, quando io e le mie amiche scoprimmo vividi segni di morsi che ci costellavano le mani e le braccia, fino ai gomiti. Ve lo giuro, se solo avessi avvertito il minimo pericolo in quella bambola che scovai per puro caso al mercatino dell'usato, non l'avrei mai regalata a mia figlia Nora. A dire il vero, non era un regalo per lei. La bambola era molto antica e il tempo aveva infierito su di lei impietosamente. Pareva quasi invecchiata, non so se mi spiego. Essendo appassionata di oggetti vecchi e visto il prezzo vantaggioso, l'acquistai. La misi su una mensola e Nora la prese per giocarci. Non glielo impedì perché non era un oggetto pregiato ed essendo costruita in legno non c'era il rischio che la rompesse. Fu solo qualche settimana dopo che iniziai a notare che c'era qualcosa di strano nel modo di fare di Nora. Era una ragazzina allegra e fin troppo vivace, pertanto quando si fece più quieta e il suo atteggiamento parve quello di una persona spossata, mi preoccupai. Il medico dal quale la portai mi rassicurò: non c'era niente in mia figlia che non andasse, mi diede dei ricostituenti per bambini. I giorni passavano e Nora non migliorava, ma anzi, la mattina faceva fatica a svegliarsi, trascorreva le giornate in camera sua con Millie, la bambola che avevo comprato, e molto spesso la trovavo addormentata a orari strani, come se fosse stanchissima. Ma ciò che mi sconvolse di più fu notare, una notte, come Millie fosse cambiata. Restai letteralmente di sasso nel vedere che era come se qualcuno l'avesse restaurata. Il suo volto era liscio, le guance parevano pitturate di fresco. Il vestito sembrava appena confezionato. Lo so, fu del tutto irrazionale gettarla nel caminetto, lo so, non poteva esserci una correlazione tra i malesseri di Nora e l'impossibile ringiovanimento di Millie. Però, fin dal giorno dopo, mia figlia tornò a essere la bimba vispa e pimpante di un tempo.
Mio marito è l'uomo migliore del mondo. Non lo dico perché è mio marito, ma perché è vero. Si ricorda di tutti gli anniversari, mi riempie di attenzioni, mi fa sentire unica e speciale. Siamo sposati da, oddio, ormai sono 19 anni ed è sempre come se mi stesse corteggiando. Mi lascia fiori sul letto, cioccolatini sulla scrivania, resta ore ad ascoltare i miei problemi senza stancarsi mai. Se solo non fosse morto in quell'incidente d'auto 3 anni fa, sarebbe davvero il marito che ogni donna vorrebbe avere. Mi ero trasferita in quella villetta di periferia da pochi mesi e mi stavo ancora ambientando. Prima abitavo in un appartamento in centro città, avevo tutto sotto casa, mentre adesso ero circondata da boschetti e campi. Ricordo che era un'estate calda, la più calda degli ultimi 10 anni a sentire il telegiornale. Quel mattino mi svegliai e scesi in cucina per fare colazione. Tutto perfettamente nella norma, eccetto quella busta bianca sul tavolo accanto alla fruttiera. Non ricordavo di aver lasciato una busta lì, ma la mia memoria è un po' acciaccata. La raccolsi. Non c'era mittente e indirizzo, non era neanche sigillata. Incuriosita, estrassi il contenuto. Subito, la mia mente rallentata dal sonno che ancora mi circolava in corpo, non afferrò il significato di quelle immagini. Ma poi, la paura mi svegliò come una secchiata d'acqua. La busta conteneva una decina di polaroid che mi raffiguravano, mentre dormivo tranquilla nel mio letto. Più un biglietto scritto con una sinistra calligrafia stentata, quasi infantile. Dovresti chiudere le finestre la notte. Ora ho un pastore tedesco con me e ho fatto mettere le sbarre a tutte le finestre. Non venni mai più infastidito da quella persona, della quale non scoprì mai l'identità o le reali intenzioni.